Mi chiamo Alessandro Franchetti e frequento l'Istituto Tecnico Economico Feliciano Scarpellini e oggi sono qua per presentarvi il professor Alberto Liasco, professore ordinario di fisica applicata presso l'Università degli Studi di Genova, dove oggi ci parlerà di intelligenza non artificiale, sei lezioni sulla scienza. Grazie, prego professore. Grazie Alessandro, grazie agli organizzatori e organizzatrici, a voi per essere qui con questa in effetti bella giornata qui fuori. Il titolo è un po' impegnativo, ma vediamo di percorrerlo insieme. L'idea è quella di legare questa lettura, diciamo, scientifica, per quanto riguarda la parte scienza di questa festa, collegata alla filosofia, alle sei lezioni americane di Calvino, di cui ricorre il centenario. Devo dire che questo libro è il libro ispiratore, ma recentemente Massimo Sideri ha pubblicato questo innovatore rampante che ha provato di nuovo a mettere insieme quello che avviene nella tecnologia in parallelo ai racconti di Calvino. Ma prima però di addentrarci in queste sei lezioni, vorrei chiarire, per provare a chiarire, magari ad alcuni di voi sono già chiari alcuni punti. Il primo punto che mi interessa chiarire, che ritroveremo anche nello stesso Calvino, è che cosa interessa la scienza. Ciò che interessa la scienza è l'uomo che elabora i suoi metodi di ricerca, che rettifica continuamente i suoi strumenti materiali, che rafforzano gli organi sensori e gli strumenti logici, incluse le matematiche, di discriminazione e di accertamento, cioè la cultura. Quindi dentro a questo cappello la cosa che mi interessa per entrare l'idea che scienza, letteratura e arte non siano cose differenti, ma rientrino nella cultura, cioè la concezione dell'uomo, cioè il rapporto tra l'uomo e la realtà con la mediazione della tecnologia. Qualcuno di voi potrebbe aver riconosciuto l'autore, è un autore che ha scritto questo molti anni fa, in una condizione ben peggiore di quella del lockdown, ed è Antonio Gramsci, che l'ha scritto, si ritraccia nei quaderni, con una visione che è una visione assolutamente moderna, ed è la stessa visione che in fondo cavalca in tutti i suoi scritti lo stesso Calvino, compresa questa sintesi di lezioni sulla letteratura delle lezioni americane. Però poi c'è un altro aspetto che riguarda la scienza e il nostro racconto. Cosa sta dietro? Allora, senz'altro, non solo perché Dirac riteneva che la bellezza è il metodo, ma la bellezza, il riconoscimento estetico di qualcosa, crediamo, anche nel fare scienza nei laboratori, che sia un aspetto estremamente importante perché garantisce autonomia conoscitiva, che è una delle cose che dal mio punto di vista sono più rilevanti. E poi c'è, era nel titolo, l'intelligenza. Intelligenza naturale. Il fatto di dire non è artificiale, perché si parla tanto di intelligenza artificiale, vedremo che questo è assolutamente utile, ma mi piaceva sottolineare questo aspetto, che l'intelligenza è assolutamente naturale, è fatta di quell'imprevedibilità biochimica, che adesso vedremo in due esempi, ma un esempio forse alcuni di voi lo conoscono, altri meno, e riguarda una partita di tennis, una famosa partita di tennis per chi si sceglie. Per chi segue il tennis, la partita tra Chang e Lendl. Chang era un giocatore di tennis che non avrebbe avuto nessuna chance di pensare di poter battere un campione come Lendl, eppure ha un colpo di genio. Osservate la battuta. Batte dal basso verso l'alto. Questo spiazza completamente Lendl, spiazza tutto il pubblico. E fa sì che questa intelligenza naturale, legata all'adattarsi a quel momento, che era un momento molto importante, una finale, la finale di Roland Garros, gli permetta di vincere. E Chang, con quella battuta, con quel colpo di genio, vincerà quella partita con Lendl, da perfetto sconosciuto. E poi, se andiamo nel mondo, diciamo, animale, è recente una copertina di Nature, una rivista scientifica, dedicata al polpo, dedicata all'intelligenza che sta in quei tentacoli.
a quanto possono venire e come possono venire elaborate le informazioni in un modo assolutamente naturale, con una via meccanica come quella delle ventose, e queste possono portare a prendere delle decisioni importanti. È sempre Massimo Sileri, con la newsletter One More Thing, che mi ha ricordato di questo articolo che è uscito recentemente, il 13 aprile, e devo dire che il suo commento è stato: non mangerò più polpi, ma questo è un discorso, diciamo, molto più largo. Recentemente a Roma c'è questa mostra di Subopila, che se vi capita andate a vedere perché è veramente fantastica, ma che mi serve però per richiamare quella, una delle definizioni di intelligenza o di condizioni riguardanti l'intelligenza che aveva indicato Calvino in un'intervista. Penso che l'autoironia sia l'aspetto decisivo dell'umorismo. Sapere che in qualsiasi momento potrei dire il contrario di quello che dico, riuscire a mettere continuamente in discussione le proprie opinioni, è questa, a mio avviso, la condizione prima dell'intelligenza. Ed è questo, credo, che sia quello che tutti noi pratichiamo. Allora arriva una conoscenza, arriva la conoscenza. Potete rifarvi al mito della caverna e identificare nella luce il portatore di conoscenze, nelle persone che stanno lì dentro, intravedere la capacità di capire cosa succede fuori, la luce dell'impero delle luci. E se lo avete visto, se no, e se vi dovesse capitare al Museo Peggy Guggenheim di Venezia, è fantastico, vi trovate di fronte al vero impero delle luci, dove c'è la luce naturale mediata dalle nuvole, la luce artificiale, la luce che scende l'uomo, e l'oscurità, quello che si vuole cercare di andare a capire e vedere. E ancora più recentemente, sempre sulla questione della luce come portatrice di conoscenza, non so quanti di voi hanno visto questo film nelle sale cinematografiche di Favelmans, ma non è solo lo sguardo di quel bambino, è il trailer che mi ha veramente attratto, perché è il dono di uno strumento per poter catturare, in questo caso attraverso la luce e la conoscenza, e rappresentarle in un modo qualsiasi possa venire in mente, in questo caso nel dorso della mano. È veramente, l'ho trovato veramente bellissimo, d'altronde è la storia di Steven Spielberg, è la storia di Steven Spielberg che mi mantiene nel dominio della luce. La luce visibile che usiamo per provare a esplorare il vivente in presenza, attraverso l'interazione, quella che si chiama interazione luce-materia. Mandiamo della luce sulla materia e cerchiamo di togliere dei segnali. La luce visibile, perché è quella sotto la quale stiamo comodamente, è quella che ci permette in qualche modo di entrare nel vivente e di andare a raccogliere da quello stesso vivente, siamo 8 miliardi, con 76 organi circa addosso ciascuno e 100.000 miliardi di cellule, quali sono i meccanismi del funzionamento del vivente. Perturbandolo un poco, cioè entrare in questo intreccio di relazioni che ci sono tra le cellule che abbiamo e scalare nelle dimensioni, perché la scalabilità è qualcosa che in Calvino è inseguita in tutta la sua produzione letteraria, è scalare nelle dimensioni per poter andare a seguire una proteina mentre viene trasportata come cargo all'interno delle cellule per fargli fare le cose che ci fanno vivere quotidianamente. E poi però con questa base di acquisizione di conoscenza ci sono i modi nuovi per comunicarla, le modalità nuove per accedere alla conoscenza, che non sono solo i dispositivi fotoelettronici, è senz'altro anche una parte di quella che chiameremo intelligenza artificiale, è una nuova modalità di scambiare informazioni. Allora, da qui gli spunti di Calvino e nelle sei lezioni sul nuovo millennio, le sei parole, sono leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e su coerenza vedremo. Allora, partirei da leggerezza. Calvino, quando lo cito lo lascio tra le virgolette, è un pezzo della sua lezione, e nella prima lezione, tra le tante cose che vengono legate alla leggerezza, c'è la visione della relazione tra la leggerezza del software, dei bit,
la pesantezza dell'aria. Mette insieme queste due cose. Sono le due cose che hanno unito le varie rivoluzioni alle quali abbiamo assistito. Siamo partiti dalla pesantezza e siamo arrivati gradualmente a una forma di leggerezza, impalpabilità di quello che ci sta attorno. I bit, le informazioni, come legarle insieme, i computer. Se ci pensate, quando siete passati dalla macchina per tessere di Jacquard alla ferrovia, all'automobile, allo stesso computer, è arrivata ad oggi, non è cambiato nulla. Di fatto sono rimasti uguali questi oggetti. Un po' più piccolo il computer, più veloci le automobili, con più gadget, il treno anche, la macchina per filare anche. Poi sono arrivate le nanotecnologie, si è scalato. C'è stato questo scalamento verso il piccolo e allora, unendo alle tecnologie della scala del miliardesimo di metro, il vivente in un grammo di DNA stanno 150 kg di dischi rigidi. È leggerezza. E quella leggerezza che è discussa sempre da Calvino nella prima lezione, che ci riporta a Feynman. Quando a Feynman viene chiesto a cosa vorresti che fu. Qual è il ricordo che i tuoi studenti dovrebbero avere e mantenere per tutta la vita? Una cosa sola. Feynman ha dato qualche risposta, ma poi si è soffermato sulla risposta definitiva. Vorrei che si ricordassero che la materia è fatta di atomi. E nella sua lezione sulla leggerezza non poteva mancare a Calvino il riferimento a Lucrezio. Lucrezio, quando dice che intravede nello spolverio della luce il moto degli atomi. E Calvino ribatte scrivendo: Lucrezio vuole scrivere il poema della materia, ma ci avverte subito che la vera realtà di questa materia è fatta di corpuscoli invisibili. E guardiamo le date, guardiamo tutto il percorso. Beh, gli atomi, sì. Gli atomi, noi condividiamo per lo più 6 specie atomiche differenti, poi ce ne sono altre minori. Abbiamo circa il 60%, 60-70% di acqua, non il 90% come è stato detto molti anni fa, da voci autorevoli, saremmo delle gelatine che si sciolgono sotto la luce del sole. Questa è la nostra composizione. Poi andiamo a vedere gli umanoidi e prendiamo un umanoide cucciolo, iCub, e la mia nipotina Irene. La mia nipotina Irene, come noi, ha circa 6 atomi, iCub ne ha un po' di più perché ha un po' di ferraglia. E andiamo a vedere cosa si può fare. E come leggerezza e pesantezza si intersecano. Allora, il cervello di iCub sono transistor, è una struttura bidimensionale, c'è del silicio, ci sono connessioni, ha bisogno di potenza. Irene ha 10 alla 14 sinapsi, ne svilupperà ancora 10 alla 2. Ha una struttura tridimensionale, ha molta più acqua, ha tantissime interconnessioni e poi, se come a voi, a Irene viene data una tavoletta di cioccolata, arriva fino a sera. Si lamenta un po', però ci arriva con tutta la sua funzionalità. Per un umanoide servono, due lavatrici in centrifuga per cominciare a pensare di fare qualcosa. Ma questa interconnessione è quella che porta, scambia di nuovo leggerezza e pesantezza, cioè è quella che fa sviluppare una retina artificiale per il robot, la pelle, la possibilità, la sua biomeccanica. Certo, potremmo compararla con quella di Irene o con la vostra, ma la prima idea che ci viene in mente è che sviluppare queste cose fa chiudere il cerchio tra leggerezza e pesantezza. Perché quando all'umano dovesse servire qualcuna di queste funzioni che viene meno, dall'esperienza maturata su un robot bambino, potrebbe ricavare quel dispositivo o quei dispositivi che gli permettono di sopperire ad una mancanza fisiologica, normale, di vita, di aumento della vita media, atomi. Questa pietra è una pietra, la faccio vedere per eccesso appunto di modestia, è una pietra di un minerale di diastro, mi sono interessato a questo minerale anche per questo motivo, ma non solo. Non so se lo conoscete, il sasso di Macapan, il volto delle mille facce. Un australopiteco l'ha trovato 2 milioni e mezzo di anni fa
nella zona di Pretoria in Sudafrica, ed è il primo caso di riconoscimento estetico dell'uomo in qualcosa che non aveva fatto, è forgiato dalla natura, lo ha preso, lo ha conservato in una caverna. Nel 1920 è stato ritrovato. È stato ritrovato e da quella zona, nella zona abitata dagli australopiteti, con la leggerezza del software e con la raccolta di dati, oggi è possibile predire il passato. Cioè andare a vedere attraverso quelle orme lasciate in quella zona che cosa è successo nella storia dell'umanità. Certo, usando la tecnologia, con la mediazione della tecnologia più moderna, oggi per andare a osservare queste orme su una vasta scala dal punto di vista geografico e poterle riportare su dei rapporti o su dei grafici, se preferite, o istogrammi che ci permettono di vedere come si sono mosse le popolazioni partendo da 2,5 milioni di anni fa. È una zona bellissima, National Geographic, a proposito di bellezza, l'ha considerata una delle 100 meraviglie del passato, in un numero monografico. Nell'universo infinito della letteratura, scrive nel capitolo della leggerezza Calvino, s'aprono sempre altre vie da esplorare, nuovissime e antichissime, stili e forme che possono cambiare la nostra immagine del mondo. È fantastico, perché è esattamente la relazione con la scienza, la ricerca e scienza, il nuovo risultato, la nuova scoperta, e rendono la persona assolutamente felice di questo, ma soprattutto le danno la possibilità di portare immediatamente la palla avanti, di dire quale sarà la prossima ricerca che andiamo a fare. La rapidità è il secondo capitolo. Ecco, sulla rapidità si potrebbe dilungare tantissimo in realtà, perché come dice lo stesso Calvino, il racconto non mette tempo, non mi permetto di leggerlo nel dialetto in cui è stato scritto perché lo storpierei, ma il tema che interessa non è la velocità fisica, ma è il rapporto tra la velocità fisica e la velocità mentale, la capacità di rielaborare. Ci ricorda un po' Chang, ci ricorda ancora il primo capitolo, ma ci riporta nel mondo degli atomi, un atomo. Erano 6, sono diventati 5 con il minerale, diventa un atomo solo. Quest'atomo solo ha cambiato la vita intanto a questa pecora, non è la pecora Dolly, non c'entra nulla con la genetica. Quando sono stati trovati i primi giacimenti di grafite in Inghilterra, la pecora Dolly hanno smesso di marchiarla a fuoco e hanno cominciato a marchiarla con la grafite. È un bel salto di qualità nella vita di un vivente, quel tipo di marchiatura. E poi i coniugi Simoni e Lungani e Bernacotti rapidissimamente hanno questa intuizione di andare a mettere questa grafite dentro un pezzo di legno. Poi sarà Faber-Castell che fa un'amalgama che lo rende molto più stabile. Però fanno questo, la gente comincia a scrivere, cioè a fare che cosa? A sfogliare dei piani fatti di carbonio, imprimendo una modesta forza, per lasciarli su un foglio. Perché sono disposti nella grafite in questo modo, a foglietti collegati tra di loro che si lasciano sfogliare. E se non fossero disposti a foglietti questi atomi di carbonio? Sì, perché prima, quando ho parlato dei 6 atomi che condividiamo, e lì c'è la domanda perché io non assomiglio a Clooney o qualcuno di voi, visto che condividiamo le stesse specie atomiche, perché quello che conta è la modalità con cui si organizzano per la funzione da esprimere. E allora, se questo atomo di carbonio, anziché stare in dei piani, sta in una struttura tridimensionale, diventa diamante. Cambia immediatamente tutto. C'è una svolta completa. E poi, se riesco addirittura con un piccolo gioco da bambini, come hanno fatto Game e Osorov, disegno con la matita, traccio con la matita su quello di carta e comincio a spellare quella scrittura, riesco a estrarre uno di quei fogli. Uno. E quello si chiama grafene. Quello gli ha permesso di ottenere il riconoscimento Nobel in un tempo brevissimo, pochissimi anni dal loro gioco al riconoscimento. Perché? Perché questo foglio ha prodotto immediatamente questa struttura, la grafite fatta a foglietti, estratto uno,
produce tanti materiali bidimensionali, ma immediatamente ha trovato con una rapidità incredibile applicazioni nei touchscreen, in materiali compositi, in tutto quello che volete, cioè è capace di dotare di superpoteri qualunque altro materiale. Oggi sarebbero i 94 anni, credo, della regina Elisabetta II, e la faccio vedere non per questo motivo, era già deciso di portarla alla vostra attenzione con la sua borsetta, perché immaginate di andare ad una prima dell'opera, una signora, è un signore differente, vestito di tutto punto, sta uscendo, un po' in ritardo, è concesso, si accorge di non avere la borsetta adatta al vestito. Se quella borsetta fosse in grafene, basterebbe fotografare il vestito, mandare le informazioni alla borsetta, e la borsetta e il grafene si adatterebbero a quella nuova situazione. Sembra impossibile, sembra frivolo, può darsi che sia un po' frivolo, ma impossibile non è. Il grafene è stato usato per fare caschi, scarpe, racchette da tennis, c'è la polvere di grafene, c'è l'inchiostro di grafene, l'1% di grafene con un'estrema rapidità per dotare di superpoteri qualunque altro materiale. Il telefono del futuro sarà questo, e se accartocciate uno di quei fogli di grafene potete raccogliere idrogeno, se lo scartocciate riuscite a restituirlo, e chissà che le nuove batterie delle macchine non possono essere realizzate effettivamente con una tecnologia che unisce la leggerezza del primo capitolo alla rapidità della trasposizione tecnologica del secondo. Quella rapidità che apprezzate in quella probabilmente definizione che aveva dato Calvino, quello che ci interessava, quando vedete queste cose si unisce alla rapidità fisica, una rapidità mentale, una decisione immediata nel compiere certe azioni, ma poi è sempre nel capitolo della rapidità la chiusa di quel capitolo con una storia. La storia di Chuang Tzu, la sua abilità nel disegno, gli viene chiesto di disegnare un grafico. Lui chiese tempo e poi gli chiese ancora e gli viene concesso tutte le volte. E quando gli viene concesso l'ultima volta, lui prese dopo anni, prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò il granchio più perfetto che si fosse mai visto, dando gambe a quella rapidità. Ecco, se pensate alle questioni legate all'mRNA e vi vengono in mente i vaccini, non siete molto distanti da questa rapidità, non tanto per la rapidità del vaccino, è una storia, diciamo, che abbiamo già vissuto, elaborato e metabolizzato in tanti, ma per la rapidità dell'idea di andare ad utilizzare quello stesso meccanismo per fare un sistema terapeutico per il cancro. Cioè andare a leggere l'informazione personalizzata del cancro che una persona porta per andare a fare qualche cosa che il sistema immunitario combatte per aiutare chi è sotto terapia ad avere delle dosi minori. E magari nel futuro, certo, ci vorrà ancora del tempo, ci vorranno tanti studi, prego di citare due tecniche ma non ha nessuna importanza, e magari nel futuro questo vaccino potrà essere un vero vaccino, cioè potrà essere qualche cosa di pre-cancro anziché di terapeutico. E poi andiamo all'esattezza, il capitolo sull'esattezza. Nel capitolo sull'esattezza la prima, l'incipit riguarda che questo, la precisione per gli antichi egizi era simboleggiata da una piuma che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le anime. E uno dice, vabbè, allora stiamo sconfinando. No, perché Calvino immediatamente dopo dice quali sono le sue tre regole per l'esattezza. Sono un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato, l'evocazione di immagini visuali nitide, incisive e memorabili, un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell'immaginazione. Galilei. Galilei è la nuova scienza.
Galilei del Siderius Nuncius, non so se lo avete mai letto, è un libretto breve, leggendolo è meraviglioso. Siderius Nuncius, saranno una ventina di pagine. Galilei lo scrive nel 1610 e fa la più grande rivoluzione. L'idea pericolosa di Galilei è quella raccontata da Pietro Greco in un suo libro, L'idea pericolosa di Galilei. Osserva, interpreta e comunica. Non ne parla più solo al potere costituito, ne parla a tutti. Fa dei disegni comprensibili e scrive in latino grossolano in modo che tutti possano capire. E lì ci sono tante cose insieme, tante rivoluzioni che stavano avvenendo, riportate con precisione nei suoi disegni e nelle sue interpretazioni, come la luna. Questa è la luna disegnata da Galilei e questa è la luna che vedete con il migliore strumento di cui potete disporre oggi. Ma Galilei fa una doppia rivoluzione, non solo fa vedere la luna come la vedete. A quell'epoca la luna era considerata liscia. Fino al 1969, quando si è andati sulla luna, si credeva che sulla luna vi fosse qualcosa per cui non si poteva andare sulla luna. Era qualcosa di, era quasi un tabù pensare che potesse essere corrotta e poterci arrivare. Certo, se dico luna vi può venire in mente leopardi, ed è di leopardi che parla di nuovo Calvino. Perché leopardi, dietro a quella siepe, quando l'osserva e descrive, è precisissimo. Leopardi che ritornerà dopo 2 anni, dopo aver scritto L'infinito, ritornerà dallo Zibaldone nel 1821 per dire con precisione quali sono tutti gli elementi che lo hanno portato a scrivere parola per parola quello che ha scritto. La luna. Usa un'attenzione estremamente precisa e meticolosa che esige nella composizione di ogni immagine, nella definizione minuziosa dei dettagli, nella scelta degli oggetti, dell'illuminazione, dell'atmosfera per raggiungere la vaghezza desiderata. È una lezione meravigliosa ed è quella che un po' ci porta ad una delle cose più esatte che ci siano nelle scienze, che è la meccanica quantistica. Non esiste una teoria meglio verificata e di maggior successo nella scienza. Ci sono state un po' di discussioni, questa tanto per scherzarci sopra, Dio non gioca a dadi con l'universo, smettila di dire a Dio cosa deve fare, ma queste hanno fatto pensare ad una vaghezza che in realtà non è nella meccanica quantistica. La meccanica quantistica è precisissima nelle sue previsioni ed elaborazioni, e quando Einstein apre la via e fa vedere che mandando della luce su metallo riesce a strappare degli elettroni, apre la strada della meccanica quantistica, che arriva fino al Nobel dell'anno scorso di questi tre signori. Aspect, causa, Zeilinger. Certo, la motivazione sembra una motivazione un po' critica, la violazione delle diseguaglianze di Bell. Se ne sarete interessati ne potremo parlare più avanti, ma in realtà vuole demolire quell'idea che le persone hanno della meccanica quantistica, che questa sia qualcosa di vago, di impossibile, una storiella. Ma come? Chi è che ha mai visto un gatto contemporaneamente vivo e morto? Nessuno. Però se vi viene raccontata una storia del tipo metto una pallina gialla e una pallina blu in 2 scatole a Roma, le chiudo, le mando una a New York e l'altra a Tokyo, beh, se racconto questa storia, posso dire che quando a New York qualcuno apre quella scatola e trova la pallina blu, a Tokyo, senza che nessuno sa che è arrivata la pallina gialla. E allora uno dice, beh, ma cosa vuol dire questo? Questa era una di quelle storie che volevano dire che le proprietà fisiche preesistono alla misura e non c'è nessuna azione a distanza. E invece l'azione a distanza c'è. Ed è quella della meccanica quantistica, è quella di quello che si chiama entanglement, è quella di quello che si chiama intrecciare in un modo indissolubile il destino di 2 particelle per sempre. Fare in modo che quando 2 fotoni, ad esempio, portatori di luce, vengono trasmessi a grosse distanze, c'è voluta dell'elettronica moderna, queste informazioni possono essere trasmesse
a tantissimi chilometri di distanza. Si chiama crittografia quantistica oggi. È la possibilità di trasmettere delle informazioni e di rendersi conto, se qualcuno dovesse osservare un percorso o intervenire su un percorso, dell'accesso dall'altra parte, semplicemente perché sono così intrecciate quelle due molecole, che se una sente qualcosa, l'altra cambia il suo stato. Quindi nulla di più esatto e concreto, così come i computer quantistici. Il computer quantistico non è un computer che vive di probabilità, è un computer che vi dà la risposta esatta, non ve la dà al 30% esatta, al 30% sbagliata e al 40% come capita. Quindi la meccanica quantistica e le elaborazioni della meccanica quantistica fatte sulla scala appropriata sono qualcosa di spaventosamente preciso ed esatto. E si possono produrre nuovi fasci di luce, costruire nuovi strumenti, osservare di nuovo il gatto di Schrödinger. Non mi dilungo su queste immagini, ma faccio vedere solo dei link nel suo laboratorio. Quando estrae l'immagine di un gatto, solo per legarsi a quella storia, usando i fotoni non rivelati, non raccolti, come in quel passaggio di informazioni tra due linee di comunicazione dove i fotoni, le singole particelle, sono intrecciate per sé. Quindi un'interazione che viene da una parte porta l'informazione da un'altra parte, senza che si conosca niente dello stato preesistente. Queste stesse cose sono le cose che vengono, la gente comincia a studiare, per studiare l'effetto degli enzimi, per provare a produrre e a progettare nuovi farmaci. E allora l'idea, per portare la vostra attenzione alla meccanica quantistica, è che senz'altro qualcuno dirà che i nuovi farmaci prodotti con le regole della meccanica quantistica sono più tossici di quelli prodotti con i metodi farmacologici normali. Succederà questo, come è successo in ognuno dei passaggi che abbiamo visitato fino ad oggi, come il treno che non faceva dare il latte alle mucche mentre passava nelle praterie, o come tantissime altre cose che hanno cercato di bloccare in qualche modo l'innovazione tecnologica. Poi arriviamo alla visibilità. Per la visibilità mi sono lasciato attrarre dallo spettacolo dei Momix, perché è sempre, dovete pensare, che Calvino sta facendo la letteratura, la storia, l'idea di come scrivere qualche cosa. E quindi nell'ideazione di un racconto la prima cosa che mi viene alla mente è un'immagine che per qualche ragione mi si presenta come carica di significato, anche se non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o concettuali. Poi questo verrà, perché l'immagine può essere questa, ma può essere anche questa, lo spettacolo è lo stesso. E poi si può pensare di andare oltre il visibile. Io non so se avete mai pensato a quando non siete riusciti a vedere qualche cosa per la prima volta, cioè vi sarà venuto in mente qualche volta di pensare che c'è qualcosa che non riesco a vedere. A me è capitato con la neve, ma non perché la neve copre gli oggetti, perché una ragazzina del palazzo di fronte aveva un francobollo e quel francobollo era fatto così, e io la neve così non la riuscivo mica a vedere. Ci voleva qualcos'altro, un microscopio, ad esempio. Oppure c'è qualcosa che comunque non riuscite a vedere o a capire. Se guardate questa foto, che è la foto del passaggio della borraccia tra Bartali e Coppia, Coppia e Bartali. Nessuno sa dire chi l'ha passata all'altro guardando solo questa foto. Qualcuno potrebbe dire che qui non c'è la borraccia, quindi è Coppia che la sta passando. Ma qualcun altro potrebbe dire che lui voleva andare spedito e quindi, avendo finito la sua acqua, aveva buttato la sua borraccia. Qualcuno potrebbe dire che Bartali invece era generoso e quindi è lui che passa la borraccia a Coppia. Però, per dire qualcosa su questa foto, dovete andare oltre la visibilità. C'è qualche cosa che ho riportato in questo libro, quello che gli occhi non vedono, ma che vi cito non tanto per il libro, ma per la poesia con la quale si inizia in questo libro. Alta, solenne, vestita di nero, parvimi rivedere Nonna Lucia. Carducci. Lo conoscete, Carducci? Immagino sia abbastanza noto, Carducci. Carducci, nel 1906, riceve il riconoscimento Nobel per la letteratura.
e su molti libri sta scritto che Carducci è il primo italiano a ricevere il Nobel. È falso. Nel 1906 il Nobel lo riceve anche un altro italiano. Lo riceve per le scienze. Ed è nelle scienze, dato che le scienze vengono dichiarate per prima, quindi è quello il primo Nobel. Ma non so se tutti vi ricordate, avete idea di quale sia l'altro assegnatario del premio Nobel. Carducci è noto a tutti, Camillo Golgi un po' meno. Eppure non ho preso Camillo Golgi, cosa c'entra con la visibilità? Camillo Golgi c'entra con tutti i capitoli fino adesso. Camillo Golgi ha dato con la reazione nera la possibilità alle persone di vedere l'invisibile, cioè la distribuzione dei neuroni dentro il cervello. Riceve il premio Nobel. Riceve il premio Nobel, lo disegna il cervello. E oggi siamo in grado di vederlo usando il microscopio, usando degli strumenti molto più avanzati. In dettaglio riusciamo a vedere i neuroni, vedere tutte le connessioni. Abbiamo la piena visibilità di tutto questo. Riusciamo a penetrare dentro al vivente usando la luce visibile. Voi potreste dire c'è il microscopio elettronico per vedere dettagli. E io vi potrei dire che sono d'accordo. Però allora voi dovreste essere così gentili da farvi solidificare, affettare, metallizzare e bombardare gli elettroni. Io non ho nulla in contrario. Però sappiate che non sarei contento, perché non riuscirei a vedere nel tempo quello che succede. Con la luce sì. Oggi con il microscopio ottico riusciamo a vedere le singole proteine e il filamento di DNA, la visibilità. Rosalind Franklin è nota per la foto numero 51. Non so quante di voi o quanti di voi la conoscono. Rosalind Franklin è la persona che con le sue osservazioni, con le sue immagini, è riuscita a intuire che il DNA sta su una doppia elica, su una scala a chiocciola. Intuizione dell'essa insieme. Le immagini che lei otteneva erano queste. Non so quanti di voi potrebbero dire: ah, beh, quell'immagine viene dall'interazione di una radiazione con una struttura che sta su una doppia elica. Beh, lei conosceva la termodinamica, conosceva bene il suo strumento. Però furono due signori, Watson e Crick, che in un articolo di una pagina, anzi in tre righe, non sfugge alla nostra attenzione che il modo di organizzarsi di queste molecole determina il trasferimento del patrimonio genetico. Preso nel Nobel. No, Rosalind Franklin. Come mai? Beh, intanto è stata detta la menzogna per molti anni. E la menzogna per molti anni è stata quella che non si assegnava di Nobel alle persone non viventi. E Rosalind Franklin morì di tumore prima dell'assegnazione del Nobel. Ma questo è falso. Non c'era ancora questa regola nel Comitato Nobel. Non venne assegnato perché Rosalind Franklin era tenuta emarginata rispetto alle ricerche che venivano fatte dai colleghi. Rosalind Franklin non sapeva mai una cosa. Lei tutte le volte che andava alle riunioni di gruppo si permetteva di commentare i modelli che facevano Watson e Crick, pur sulla base degli esperimenti di Wilkins. Diceva: ma i fosfati li avete messi nel posto giusto? Gli zuccheri? Poi tornava in laboratorio e faceva le sue misure. Poi la volta dopo tornava alla riunione di gruppo e vedeva che i modelli di Watson e Crick tornavano con i suoi esperimenti. Rosalind Franklin non seppe mai che Watson e Crick erano i revisori anonimi della sua attività sperimentale. Quindi conoscevano per primi i suoi risultati e ne adattava il loro modello. Leggerezza sarebbe il primo capitolo, il DNA, pesantezza di una storia che in fondo non è molto bella, però che va svelata per quello che è. E poi a tante donne è stato assegnato il premio Nobel in questi anni e c'è un crescendo, bisogna dire, ma non perché donne, ma perché capaci nella ricerca, così come i colleghi della presenza. Non mi piace usare questo termine che è un po' divisivo, ma senz'altro Rosalind Franklin è stata vendicata da Manuel Charpentier e Jennifer Doudna, le quali ricevono il Nobel per un lavoro fatto sul DNA, per un taglio ai cuci,
una visibilità di quello che avveniva acquisita con lo studio e l'intuizione attraverso la produzione di modelli è qualcosa che non è rimasto accademico. Tagli e cuci. Trova il pezzo che non funziona, prendilo, prelevalo, cambialo. È semplice. Una volta che qualcuno l'ha fatto. E una volta che qualcuno l'ha fatto, questo con una rapidità incredibile, ripercorriamo i capitoli, diventa un elemento terapeutico per questi due fratelli e più recente per fratello e sorella e più recentemente per le terapie riguardanti le aritmie ventricolari. Quindi di nuovo quella visibilità si unisce alla rapidità in questo racconto, si uniscono tantissime altre cose che stanno sempre nelle lezioni di Calvino. Qui si arriva alla molteplicità. E qui è complicato, però so che devo stare nei tempi e cercherò di farlo. La molteplicità. Ci sono due libri tra i tanti che cita Calvino in questa lezione. Uno è Il pasticciaccio brutto di Vermeulen, nell'altro è L'uomo senza qualità di Musil. Il romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza e soprattutto come rete di connessioni tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo. Ritorniamo quasi alla prima diapositiva e al pensiero di Gramsci o a questa idea di rete di conoscenza. Quel dottore Gravallo, me l'aveva appunto detto, sosteneva tra l'altro che le illuminate catastrofi, eccetera, eccetera, una molteplicità di causali convergenti, la molteplicità. E così come Musil, beh Musil se non l'avete letto, provate a leggerlo, con 1200 pagine, mi rendo conto che è lungo, ma in quel caso avrete letto tutto quello che è stato scritto in tutti gli stili possibili e immaginabili. Musil esprimeva la tensione tra esattezza matematica e approssimazione degli eventi umani. Una matematica delle soluzioni singole era il suo sogno. Una matematica delle soluzioni singole. Siamo immersi da tantissimi dati da fare, da mettere tutti insieme. E a questa intelligenza naturale si unisce, ora possiamo cominciare a parlare di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che nasce negli anni 50 e che oggi, se ne parla molto di più, ma arriva al risultato di poter combinare dei dati provenienti da tante sorgenti per poter estrarre attraverso un set minimo di parametri che permettono di prendere delle decisioni, poter estrarre delle previsioni sul fatto che una persona possa guarire o possa ammalarsi o un processo terapeutico possa avere successo. Se andate a vedere dentro a queste reti non si capisce nulla, nel senso che c'è perdita immediata del dato che ora abbiamo in mente, in quella molteplicità. Se mettete dentro una macchina e pensate di riconoscerla, pensate di andare a capire se è una macchina o qualche cos'altro, vi trovate di fronte a delle immagini, se poteste entrare in ognuna di quelle elaborate, delle quali quella macchina che avete messo lì dentro non la riconoscereste. È un modo nuovo per esprimere le cose. Certo, magari poi può venire in mente un'immagine più familiare, Guccini con il suo gatto, ad esempio, no? Perché sono gucciniano, e certo sarei preoccupato se all'uscita della mia rete dove metto i dati multimodali l'esito fosse un'immagine che ricorda Guccini con il suo gatto semplicemente perché a me piaceva. E allora devo addestrare la rete a riconoscere in quella molteplicità ciò che mi serve da ciò che è interessante ed è fa parte della molteplicità ma che in quel momento non mi occorre. E quando vado a vedere come funziona il DNA, quando vado a vedere come delle proteine che bussano a questo filamento bussano e chiedono al DNA di rilasciare delle informazioni che verranno trasferite a un macchinario della cellula che mi permette di costruire delle proteine. È fantastico quel meccanismo. Provare a capirlo, provare a entrare lì dentro, di nuovo, è molteplicità. Bisogna passare, si può passare per dei modelli, cercare di capire come la luce può entrare dentro a quel modo di organizzarsi del DNA. La luce è immaginata come una monetina, come quella che voi mettete nella macchinetta del caffè. Un'onda elettromagnetica che sta roteando come una monetina, se la mettete nella fessura giusta prendete il caffè, se cercate di metterla a 90 gradi
È difficilissimo, se la lanciate ci vuole un po' di pazienza. Allora l'idea anche in questo caso è di usare questa molteplicità per poter avere domani delle immagini, una visibilità data da un'interazione senza contrasto, senza meccanismi, senza mezzi di contrasto inseriti nel vivente, e ottenere qualche cosa, la fluorescenza o delle immagini colorate sulle quali sappiamo lavorare bene, cioè poter realizzare una specie di microscopio artificiale. Mandiamo dentro delle informazioni in bianco e nero e otteniamo delle informazioni colorate che, grazie all'addestramento che abbiamo fatto a quel gatto che abbiamo saputo distinguere rispetto al suo proprietario, ci permettono di capire cosa succede. Immaginate questo nelle mani di un medico che, invece di chiamare una biopsia, ottiene direttamente nei suoi Google occhiali l'immagine molecolare di quello che sta succedendo. E allora siamo arrivati alla fine, siamo arrivati a coerenza, ma non è coerenza, consistency è stato tradotto coerenza, è stato tradotto in tanti altri modi questo capitolo, questa lezione mai fatta. In realtà la nota cominciava con cominciare e finire il racconto. E oggi abbiamo a disposizione per cominciare e finire il racconto, anche nella scienza, il metaverso non è una parolaccia. È qualche cosa che mette insieme delle cose che difficilmente riusciremo a vedere insieme, ma che una volta che stanno insieme ci potrebbero dare un'idea migliore di quello che sta succedendo. Non è detto che riusciamo ad avere insieme tutte quelle informazioni. E le nuove generazioni sono molto abili nel navigare dentro a tutto questo. Come questa abilità sia stata acquisita non ha importanza. L'idea è quella che ci possa essere un medico del futuro che si può immergere, o una persona, immergere in questa molteplicità molecolare, cominciare e finire per provare a capire quello che succede lì dentro. Non so quanti di voi hanno mai seguito i Genesis o Peter Gabriel, ma Peter Gabriel ultimamente ha fatto un nuovo disco, Panoptico si intitola, ed è basato sull'idea di iniziare la creazione di qualcosa di infinitamente estendibile e accessibile a tutti. Ed è quello che in quest'ultimo capitolo avrebbe voluto raccontare Calvino. Tra i tanti si è riferito a Beckett, poco ancora è rimasto da raccontare, ma questo poco ancora è rimasto da raccontare nel racconto di Beckett continua fino alla fine, non ha una fine. Per poco che sia rimasto da raccontare, si continua a raccontare ancora, scrive Calvino, e così chiude le sue lezioni americane. E allora, se me lo permettete, vorrei chiudere questa relazione facendovi vedere due filmati brevi, due minuti, l'uno neanche. Nel primo si cercano di portare tutte le cose che abbiamo imparato a fare su un umanoide, e questo umanoide collegarlo con un umano e permettere di fare a entrambi non solo azioni a distanza, ma condividere anche emozioni. Ed è sempre iPad il nostro protagonista. We are connected, Urosh, ready when you are. T-minus 3, 2, 1. You're in. I think I got there. Thank you.
l'idea dell'azione a distanza, l'idea di poter trasmettere qualcosa, dovete immaginare di non potervi muovere in alcuni casi, di non poter essere distanti, di non poter avere sensazioni emotive con qualcuno, i nuovi materiali, i nuovi elaborati tecnologici. Tutto questo permette di fare sì che questo rapporto a distanza sia un rapporto estremamente fisico. Ma vorrei chiudere facendovi vedere però il video prodotto da Steve Gleason. Steve Gleason è un atleta che è stato affetto da SLA e ha deciso di esplorare tutto quello che la tecnologia e tutto quello che la scienza e tutti i suoi possibili racconti poteva dargli. E ha pensato di raccontarlo così. What is technology? What can it do? When I lost my eyesight, I thought my painting days were over. How far can we go? By using your hands, you can actually control your x-ray. Technology has the power to unite us. Hang on, honey. Hang on. There he is. It inspires us. Technology has taken us places we only dream. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. And the best human voice to the voiceless. Questo è il messaggio di speranza per il futuro di questa storia che comincia, vuole finire, ma in realtà che ricomincia ogni volta con un nuovo obiettivo. E allora credo che nelle lezioni americane di Calvino ci sia un racconto che sta molto bene con quello che si prova a fare nella scienza, nella filosofia, che possiamo fare tutti insieme. Allora vi ringrazio molto per la vostra pazienza.